tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare insieme a voi un primo piatto super strepitoso. L'ho rinominato la ricottara. Praticamente sono delle linguine con pomodorini e ricotta. Gli ingredienti che ci serviranno sono 500 g di linguine. Poi sto utilizzando circa 400-500 g di pomodorini ciliegino. Olio extravergine d'oliva, poi andrò ad utilizzare un 250-300 g di ricotta di pecora, sale quanto basta e speck. Lo speck pesa 90 g circa. Poi ci servirà uno spicchio d'aglio, se lo avete. Io purtroppo non me lo trovo a casa, quindi non lo metterò. E poi ci servirà il basilico fresco, che sto aspettando che papà me lo porta. Inizio con il tagliare i pomodorini in due. Dopo aver tagliato tutti i pomodorini, ci possiamo spostare ai fornelli. All'interno di una padella mettiamo dell'olio. Accendiamo la fiamma e lo facciamo riscaldare. Se avete l'aglio lo potete mettere in questo momento. L'olio si è riscaldato, possiamo inserire i pomodorini. Aggiungiamo il sale e un pochino di pepe nero. Facciamo andare i pomodorini per 10 minutini, aggiungo il basilico. Trascorsi 10 minuti, i pomodorini sono diventati in questo modo, vedete? Si sono asciugati un po', appassiti. Adesso trasferiamo tutto all'interno di un frullatore. Dopo aver inserito i pomodorini all'interno del frullatore, mettiamo la ricotta. Frullo il tutto. Dopo aver frullato, questo è quello che ho ottenuto. Dobbiamo mettere anche sul fuoco una pentola con dell'acqua e portarla a bollore. Saliamo l'acqua e caliamo le linguine. Nella stessa padella dove abbiamo cotto i pomodorini, accendiamo nuovamente e andiamo a rosolare lo speck. Aggiungo il condimento all'interno della padella con lo speck. La pasta è pronta, la trasferisco all'interno della padella con il condimento. Accendo nuovamente la fiamma e do una bella mescolata. Ho aggiunto un po' di grana padano grattugiato, do l'ultima mescolata, aggiungo un po' di acqua di cottura e vado ad impiattare. E le mie linguine alla ricottara sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Guardate che spettacolo. Questa è una mia ricetta.